Siamo qui in compagnia dell'avvocato Chiara Padovani, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. È da un po' di anni che abbiamo il piacere di averla qui tra i nostri ospiti. Qual è però l'atmosfera che si respira questa sera? Questa sera devo dire che è un'atmosfera particolarmente effervescente, rincontro cari amici, colleghi, ma è anche l'occasione per incontrare nuove professionalità, nuovi colleghi di elevatissimo standing con cui confrontarsi su materie del diritto eterogenee tra loro. Infatti, ha ben detto, a maggior ragione, lei sarà tra i protagonisti del CEO Summit. Se ci può dare qualche piccola anticipazione di ciò che dirà poi, di fronte alla platea. Gli argomenti che vorrei trattare, anche se pur brevemente, riguardano essenzialmente i confini transnazionali del diritto penale, quindi le forme di cooperazione internazionale in materia penale e le nuove prospettive di applicazione dell'intelligenza artificiale e dei sistemi di certificazione della blockchain, che credo siano i protagonisti rivoluzionari, di questa nuova primavera penale. Assolutamente, non solo nell'ambito penale, tant'è che proprio qui da Palazzo Mezzanotte il 6 marzo abbiamo appunto ospitato le fonti blockchain e FinTech Forum, per cui insomma è un tema che ci riguarda e che ovviamente nel mondo legale comincia ad avere le prime applicazioni. Io ringrazio l'avvocato Grazie a lei, Padovani, che la grazie a lascio voi. godersi anche gli ultimi attimi dell'aperitivo, del cocktail di Grazie. benvenuto e non mi resta che cedere a te Alexandra la linea per un prossimo collegamento sempre qui dalle fonti Awards da Palazzo Mezzanotte.